canna gate bandito dalla TV. Filippo Nardi e Cecilia Capriotti ci vietano di parlarne. L'argomento Spinelli all'Isola dei Famosi 2018 è ufficialmente un tabù. Sono stati due ex naufraghi a spiegare come il tema sia sparito dai programmi per un ordine preciso. Ci hanno fatto una telefonata. Perché non si parla più del Canna Gate, né all'Isola dei Famosi né negli altri programmi? Al pubblico non è sfuggito come, nel corso della decima puntata del reality, non sia stato chiesto a Marco Ferri, accusato di aver fumato marijuana come Francesco Monte, di dire la sua versione dei fatti. Non solo, Pomeriggio 5, Domenica Live e persino Striscia la Notizia, che per settimane hanno vissuto di rendita grazie a questo scandalo, ora non affrontano più l'argomento. A chi si chiedesse se dietro a tutto questo esiste una regia Mediaset, la risposta è sì. Lo hanno confermato Filippo Nardi e Cecilia Capriotti nell'ultima puntata del programma web Casa Signorini. Alla domanda del direttore di chi su perché non si è più parlato dei presunti Spinelli di Monte, Nardi ha risposto: lo sai anche tu, Alfonso, da un giorno all'altro ci è arrivata, mi mando il gesto di una telefonata. C'è stato un divieto, ha affermato la Capriotti. Filippo Nardi nega di aver fumato marijuana dunque, almeno su Canale 5, il Canna Gate è ufficialmente un tabù. Non così nel web show di Alfonso Signorini. Filippo Nardi ha giurato ancora una volta di non aver mai fumato marijuana, sebbene Eva Enger, anche lei presente in studio, abbia lasciato intendere che la verità sia un'altra. Nel programma, Filippo ha inoltre attaccato Bianca Azzei, da lui già criticata in diretta nella decima puntata dell'Isola. Sono un uomo vanitoso, ammetto che le lusinghe di Bianca mi facevano piacere. Ma è una persona subdola. Nessun chiarimento tra Eva Enger e Francesco Monte. Il fatto che Mediaset abbia imposto il veto sullo scandalo è dimostrato dal fatto che non se ne sia parlato neppure nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show, che pure ha visto sullo stesso palco Monte e la sua accusatrice Eva Enger. Ha fatto discutere tantissimo il selfie con Francesco e la Enger sorridenti, che a casa Signorini Eva ha giustificato così.